L'artisti, all'epoca dei Bernini, non è che si svegliavano la mattina e decidevano «vabbè va, oggi dipingo un'annunciazione», bensì lavoravano per un cliente che gli chiedeva di fare una roba specifica. Qui però c'avemo l'eccezione che conferma la regola. Infatti, sta statua Bernini se l'è fatta per sé, tanto che a morte sua gli fu trovata appunto dentro casa. Dovete sapere che Bernini, a meno di 50 anni, aveva già avuto una carriera brillante e lavorava per il fiorfiore della società, incluso il Papa Urbano VIII Barberini, che fin da giovane l'aveva impiegato in mille progetti prestigiosi e ovviamente ben pagati. E Bernini, che a ste cose ci teneva, se ne andava tutto fiero un pettito per strade della città, che sa, sentiva proprio calla. Se non che, a una certa, il Papa muore e al soglio di Pietro viene eletto Innocenzo X dalla famiglia Panfili con l'H. E la famiglia Panfili con l'H e quella Barberini senza erano acerime nemiche. E quindi è che della die che Bernini cade in disgrazia. Il Papa non lo chiama più e preferisce da lavoro a Boromini, che era rivale di Bernini. Voi immaginate Bernini quanto ci sformava. E vi immaginate pure tutti gli altri artisti di Roma, che facevano la fame perché Bernini qua, Bernini là, tutto Bernini, pareva che se non era Bernini niente si poteva scorpì o costruì, tipo quando un attore diventa famoso e pare che se non c'è sta lui non si può fare un film. Insomma, tutti gli altri finalmente fanno «oh» e tirano un sospiro di sollievo e si fregano in mano che finalmente, scomparso Bernini dalla scena, vedete che non possono pure loro beccare qualcosa. E come sempre accade, pure quando ad esempio un gran personaggio finisce male, tutti a dire l'avevo sempre detto io che non mi convinceva», pure quelli che fino al giorno prima stavano lì a leccargli il culo. Insomma, tutti a parlare male dei Bernini, che non era buono, che il Papa l'aveva smammato perché a Basilica di San Pietro aveva combinato chissà quali casini e così via. Bernini ciò sapeva che questi parlavano solo per invidia e quindi cominciò a scolpire sta verità svelata dal tempo, che vi dovete immaginare il tempo come un vecchio con l'ali che da dietro arza quel velo e appunto svela a nuda verità, ossia che Bernini è un genio, che sarebbe a dì che col tempo la verità vi è sempre a galla e le menzogne di chi parlava male si riveleranno per quello che so. Ma sta statua Bernini manco fece in tempo a finirla, che il Papa nemico ridiventò amico quando Bernini gli scolpì a fontana di quattro fiumi che sta a Piazza Navona, che però è un'altra storia e magari da racconto un'altra volta.